Rete Banco Alimentare opera grazie a oltre 1500 volontari che svolgono la loro opera in 21 magazzini. Ogni giorno recuperano alimenti ancora perfettamente commestibili, ma non più commercializzabili, per donarli alle strutture caritative. Chisione. Da 13, la Rete Banco Alimentare ha recuperato 62.826 tonnellate di eccedenze alimentari e raccolto 9.828 tonnellate di alimenti donati. Più di 72.600 tonnellate di alimenti sono stati quindi redistribuiti a 8.898 strutture caritative, che hanno sfamato circa 2 milioni di persone in stato di bisogno. Con il vostro aiuto possiamo moltiplicare le nostre azioni. Il premio speciale per l'attività svolta in campo sociale all'Associazione Banco Alimentare del Veneto Onlus. Il 14 giugno 1993 l'Associazione Banco Alimentare del Veneto si è strutturata come comitato. Il 21 marzo 2001 è diventata associazione di volontariato. Dal 16 aprile 2003 è registrata come Onlus. Il Banco Alimentare recupera le eccedenze alimentari perfettamente commestibili delle aziende che abbiano problemi di stock e le ridistribuisce a strutture caritative che in Veneto si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri e distribuiscono ai propri assistiti pasti o generi alimentari. In questo modo l'eventuale spreco della filiera agroalimentare diventa ricchezza per gli enti assistenziali che ogni giorno con impegno e dedizione accolgono i più bisognosi. La mission è sintetizzata nel motto contro lo spreco e contro la fame, nella preoccupazione educativa di condividere i bisogni per condividere il senso della vita. E il premio ad Adele Biondani in rappresentanza del Banco Alimentare del Veneto. Vi facciamo davvero un bel applauso anche a tutti i collaboratori, vi verrebbe da nominarli tutti, non so se lo vuol fare Adele. Allora, tra l'altro, prima il Presidente insomma, diceva di un anno particolare per la Camera di Commercio, ma anche per voi c'è qualche richiesta da fare, Adele, perché le esigenze purtroppo aumentano. È anche bello che questa solidarietà, però davvero, se non vogliamo dire, insomma, sta crescendo da parte di tutti, da parte anche della nostra Verona, per cui questa crisi offre comunque anche opportunità a tutti di darsi una mano, di guardarsi un attimino intorno, no? Sì, senza dubbio noi viviamo di provvidenza, quindi la cosa che noi dobbiamo continuare a fare è quella di chiedere e chiedere sempre di più, perché chiediamo per chi in questo momento è in forte difficoltà. Però gesti come questo, premio come questo, di cui ringrazio la Camera di Commercio, il Presidente Riello e tutti coloro che hanno deciso di donarci questo premio, non fanno altro che confermare la solidarietà che la città di Verona in tutte le sue forme, a partire dalle istituzioni, alle fondazioni, ma agli imprenditori, che molti di questi sono qui presenti questa mattina, hanno voluto dimostrarci in quest'anno e in questi anni di, ormai siamo, insomma, sono tanti anni che lavoriamo tutti insieme, e per cui veramente grazie alla città di Verona, perché ha dimostrato e dimostra sempre una vicinanza al nostro lavoro e alla nostra quotidianità. Volevo dire grazie ai miei consiglieri che qui mi hanno accompagnato, ma soprattutto grazie ai 140 volontari che giorno dopo giorno ci aiutano a raccogliere le eccedenze alimentari che possiamo poi distribuire a tutte le associazioni. L'anno scorso in Veneto abbiamo raccolto nel 2014 oltre 4.000 tonnellate di prodotti che sono stati poi distribuiti a oltre 480 associazioni che in Veneto hanno potuto aiutare 104.000 persone che altrimenti non avrebbero potuto mangiare. Per cui veramente grazie a Verona per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato, grazie agli imprenditori
che ci aiutano, e grazie alla Camera di Commercio che oggi ha deciso di premiarci. Ecco Dele, ma abbiamo trovato questo magazzino per stoccare il materiale, perché insomma qui ci sentiamo veramente in casa, perché c'è di tutto nella nostra bellissima Verona e c'è bisogno di un magazzino, possiamo dirlo magari? C'è bisogno di un magazzino di supporto a quello che noi già abbiamo in via Torricelli 18, perché appunto abbiamo delle eccedenze alimentari che arrivano in tempistiche non programmabili, perché quando arrivano e dobbiamo prenderle. Certo. E grazie a Claudio Valente abbiamo trovato un sito dove poter supportare la logistica del magazzino, perché insomma 4.000 tonnellate. Ah, quindi l'avete trovato a questo sì, punto? Sì, sì. Ah, ecco, beh, insomma, abbiamo anche una notizia. Sì, sì, a questo devo dire punto. Che grazie appunto al signor Valente che ci ha aiutato in questa ricerca. Perfetto. Ci ha dato una perché soluzione. Poi non c'è solo la colletta alimentare, perché magari voi vi si individua quando fate queste giornate dove al supermercato si fa fare la spesa e c'è chi fa la spesa anche per chi poi ha bisogno. Voi fate un'attività 365 giorni l'anno. Sì, come dicevo prima, la nostra è un'attività quotidiana, e 140 persone che a Verona e a Padova stanno lavorando per raccogliere si trovano tutti i giorni. Ci sono grandissime possibilità di raccolta. Una tra queste, per esempio, l'iniziativa che ha scelto di fare il gruppo Rossetto di donare una quantità destinata ogni primo sabato del mese. Ma ci sono tantissimi altri imprenditori che nella quotidianità ci chiamano per poterci donare dei prodotti. Certo, questi non sono, posso dire, non sono mai sufficienti, perché dall'altra parte c'è una continua crescita esponenziale di richiesta di aiuto. Per cui è vero, grazie molte a Verona, agli imprenditori, alla generosità degli imprenditori veronesi e veneti, perché stiamo certo. Lavorando su tutto il Veneto, però non fermatevi, perché le persone che hanno bisogno sono sempre di più e hanno sempre più bisogno di mettere un piatto insieme durante la giornata. Grazie Adele, grazie naturalmente a tutti quanti lavorano per il Banco Alimentare. Lo spreco, ricordatevi, lo spreco può davvero essere una ricchezza, e il Banco Alimentare lo ha davvero confermato con l'attività che così sta portando avanti, come vedete, da molti anni.